Buongiorno, Giacomo. Buongiorno. Albin dorme ancora? No, la signora ha fatto colazione ed è già vestita. Giacomo, te l'ho detto 100 volte, devi dire il signore ha fatto colazione. Lui è già vestito. Chiaro? Buongiorno, tesorini. Ma dove vai? Esco, caro. Ma è assurdo un abito così in pieno giorno. Mi hai sepolto un po' presto, Renato. Vado a prendere un drink sul lungomare, in terrazza, davanti a tutti. Così vedremo se posso ancora, piacere. Ciao, piccoli miei. Signor. Vengo subito. Dica. Una menta. Sì, signore. Con acqua. Bene, signore. Anche scaduta. Scaduta da 30 anni. Io me la porterei in discoteca. Bene, adesso però si va a casa, eh? Vattene. Su, dai. Muoviti. Io non la conosco, e la prego. Smettila di dire buffonate. Andiamo, via. Su. Ho detto che non la conosco, uffa. Ma sì, ragionevole, ti prego. Oh, più tardi. Vabbè. Oh, sì. Che bella giornata, vero? Se vuole prendere un'orzata, una menta. Che impeto! Ma insomma, dove mi porta, giovanotto? Oh, Dio, che... Si muova! Vada, dritto davanti a lei, presto! Ralph, presto! Alla macchina! Dove andiamo, piccioncini? A destra! Oh, che bambino! Ma cosa mi porta? A sinistra! No, guardi, è tardi. Devo tornare subito a casa. Ho lezione di danza alle 6. Sono a destra! Bravo. Che birbante! Ma scusi, vuol dirmi almeno il suo nome? Stop! Io credevo che se ne fosse andato senza salutare, una questione di educazione. Una camera. Quale camera? Ma stiamo Ho scherzando. Detto una camera. Adesso lo scherzo è finito. Addio, signore.
Eccola, la vista. C'è Renato, presto! Presto! Mi ascolti, signore. Ecco, vede, temo proprio di deluderla, ma non sono salita qui per quello che lei pensa. Volevo soltanto dimostrare una certa cosa a un amico. Tutto qui. E ora devo andarmene. Mi scusi d'aver giocato a fare la descatrice d'uomini. Non è nel mio stile. Ma vorrei che restassimo buoni amici. Ah, sono stata ben lieta di conoscerla. E in attesa di rivederla, la prego di gradire l'espressione dei miei distinti saluti. No! Le ho chiesto di essere ragionevole. A che ci porterà tutto questo? Io ho la mia vita e lei avrà sicuramente la sua. E se gliel'ho distrutta potrà rifarsi in un'altra. Mi lasci, la supplico, siamo saggi, sia forte, resista a questa tentazione. Ecco, bravo. Così è meglio. Grazie ad avermi capito. Mi creda, era una via senza uscita. E poi c'è anche la differenza d'età. Io ho 2 o 3 anni più di lei. Per ora non significa niente, no. Fra 10 anni. Su, mi faccia un bel sorriso. Lasciamo le cose come stanno. Al bene. Che vergogna. No, lascia che ti spieghi. Lo sa cosa ha rischiato lei? Oh, taci, Renato, ti prego. Una non gradita sorpresa. E lo sa perché? Non parlare! Ma perché questa donna è un uomo. Sei contento? L'hai ucciso. Su, non scherzare, dai. Beh, ora si riprenda. Su, basta. Capisco il suo shock. Mi risponda, caro. E allora, piccolo mio, questo cattivone l'ha ucciso. Ma è morto davvero? Mio Dio! Bisogna chiamare la polizia, Renato! Sei pazzo, la polizia! La polizia, Croce Rossa, pompieri, metti qualcuno! Metti giù questo telefono! Qualcuno. Metti giù, ti dico! Ascoltami, se chiami la polizia che cosa scopre? Una coppia illegittima, e va bene, poco male. Una coppia illegittima formata però da un uomo e da un uomo travestito da donna, e la cosa è un pochino più sospetta. Una coppia illegittima formata da un uomo travestito da donna e da un morto. E qui è veramente un casino, eh? Zitto! Andiamocene prima che la stanza si riempia. Sì. Il balcone qui fuori, di che stanza è? La 24. E chi c'è dentro? Una rossa corpulenta e un tipo giovane. Oh. Piano, sono qua, sono qua. Dovrò rifare la messa in piedi.